Non ci posso credere, splash. Ok, un sacchetto pieno di monete finito in mare. Qui sembra esserci qualcosa. Proviamo a esaminare meglio. Avventure subacquee? Oh shit! Oh, il fondale del mare grande. Oh, me. Wow! Che fico! Eccellente, ritorniamo in superficie. Ma volevo. Vabbè, ho 50.000, dovrei smettere. Una borsa? Ah, beh, deve averla persa qualcuno. Forse è meglio non guardarci dentro. Cosa succede se ci guardo dentro? Game over. Potremmo trovare qualche tesoro misterioso. Proviamo a immergerci in zone d'acqua che attirano l'attenzione. Adesso voglio. Voglio guardare dentro la borsa. Ah, non posso. Eccolo. Il mio borsellino. L'hai trovato e non te lo sei tenuto? Incredibile, che onestà. Ecco, tieni questa ricompensa. Pff, 1.000. Non perdere più di vista questo sacchettone di monete. Mai più, non perderò mai più di vista. Sono sicuro che ci farai molto sul tuo metro e mezzo quadrato di isola. Ok, qui nell'angolo c'era disegnato un calamaco. Ma non so se era solo per stile. Ah, è oltre la coltre di nebbia. Sì. Sono le 15. Oh, shit! Pausa snack. Torno subito. Eccomi qua. È un panino al salame, chat. Niente di che. E sto fermo, mi aggrediscono i pesci. Salame grana grosso, grana fina. Che ne so, l'ho comprato in un negozio. La marca è. Con carne svizzera. Ci ha disegnato un maiale e una mucca, quindi non so, è misto? What the fuck? Shit, non riesco ad aprire la carta. Ah, ecco qua. Richiede i soldi indietro. Aspetta che leggo. È piccolino, niente di che. Beh, questo non piacerà a Kivs. In italiano e in francese c'è scritto confezionati in atmosfera protettiva. E in tedesco invece ci sono scritti tutti gli ingredienti. Salame al 29%,
Ah no, 29% del sandwich a salame, ok, ha senso. Diciassette% maiale, 6% manzo. Io non so che cacchio significa, però whatever. Posso fingere di essere in vacanza? Ah, provate a scendere perché c'erano i pesci. Decisamente non è Wind Waker, ma è incredibile quanti sistemi di gioco hanno ficcato in questo gioco. Tipo, hanno fatto una cosa del sottomarino che userai, che ne so, 10 volte. Non è super elaborata, ma... Mio padre fa il salumiere. Nice. È buono l'Ethel? Sì, è buono. C'è anche i cetrioli dentro. Beh. Un grosso cetriolo. Uno di numero. Non mi fido dei tedeschi. Vabbè, non è tedesco. È svizzera. L'ho preso al Denner. Non la mia prima scelta di supermercato, ma se solo per robetta così ci vado. I cetrioli non sono ancora illegali in Svizzera perché dovrebbero. Cosa fanno di male? C'hanno la salmonella o roba simile? Se li coltivi nel pozzo dubbio, sì. Li mettono a sfregio nei panini del McDonald's. Vabbè, io non... Non mangio McDonald's. Ma non sono neanche un tipo da salame di solito, ma... Sono andato tipo alle 7 al supermercato e non avevano ancora messo fuori niente. Non c'era chissà che selezione, quindi ho detto, beh, fa che... Prendo il primo che mi capita.
I cetriolini poi. E i cetrioli. Sono tutte a texture. È solo il crunch che piace. Il sapore non è granché. Alla fine accetto. La principessa è ancora in mare, sì. In teoria con la na carta nautica dovremmo ritrovare i passeggeri dispersi. Il rumore delle onde è rilassante. Se accelero con la barca posso investire i pesci come faccio con la scarpa. Abbiamo finito. Gli do un 7 a sto sandwich. Sei sazio? Sono soddisfatto. Dai, 7,5. Una cocchina bella fresca. Io bevo solo acqua. Però, ok. Si continua. Sorry per l'attesa, chat. Tipo qua in mezzo. Vediamo un po'. È tutto fatto di carta anche qui, è fico. Mi ha lasciato immergere. Oh! Nice! Eccellente, ritorniamo in superficie. Ah, questo asshole! Nice. È morto l'archeologo di ieri? No. Però credo che abbia completato lo scopo della sua ricerca. Ha raggiunto lo scopo. Ha raggiunto l'obiettivo.
Oh, al centro mi aspettavo qualcosa. C'è davvero poco che conta come isola. Quindi posso investire i pesci. What? Beh, la musica è nuova. Accelerando? Stavo accelerando per tutto il tempo. Credo. A meno che stavo premendo il pulsante sbagliato. La musica. Pestiamo la gente in vacanza. Ehi, via dal mio ombrellone! Ma come? C'è scritto il mio numero? Spostati tu, per favore! Non vedi che mia figlia c'ha le contrazioni? Eri troppo lento. ZR accelera. Vabbè. Non è così importante. Ehi, spunzo, come va? Tu non hai spazio per muoverti? Questa nebbia è incredibile. Meglio non proseguire oltre quando è impossibile orientarsi. Io, zio, passa un po' di questa nebbia. Ma come? Ce l'ho da parte, perché dovrei passarmela? Wow! Pensi che le palle chiodate hanno dei sentimenti, bro? Mario, guarda, il nastro sprofonda sott'acqua. Come facciamo a seguirlo? Ok. Se questo non è qualcosa. Come on. È che non so se. Bisognerà seguire i pesci per qualcosa, oppure è il punto dove erano l'importante. Erano circa qui. È che in generale non mi ricordo molte isole. A meno che trovando. Oh, c'è un altro spunzo lì. Trovando l'isola Teschia si sbloccano altre isole, altre zone. In questo mare c'è un'isola. Ok, lo so già. Ma Capitan Todd, non è che ha tipo uno stereo sulla nave? Cos'è uno stereo? Se vuoi ci facciamo un selfie però. Va bene, Isola Teschia, andiamo. Ok, sono veloce, sono così veloce.
Andy dice balle come al solito. Oh my god, quante ondate mi son beccato. Due. Ok. Battaglia più lunga di sempre. Non sei abbastanza veloce. Ah, è vero che c'era un tizio che mi ha detto: ehi, se vuoi potenziare la nave, vieni da me. Forse dovrei andarci. Sei comunque un ballista, Andy. Oh, this is trash. Due. I movimenti a metà mi fregano sempre. Beh, che dove lo dovrò cercarlo il Todd meccanico, perché non mi ricordo di averlo mai visto prima in città. Dai, manco così lungo. Yeah, fuck you, pesci. Ora posso esplorare qui liberamente e trovare 10 monete, baby.